Nell'essenziale,
esempi da parte del mio cuore, per condividere un cammino intenso, un cammino in cui il dialogo è stato franco, aperto, leale, trasparente. Questo per amore dell'umanità, verso cui l'impegno nostro di autorità civili, militari, ma anche nostro, perché un buon cristiano è anche un cittadino, ed è inevitabile che l'azione ecclesiale debba riverberarsi in un tessuto sociale che aspira a pienezza, rispondendo alle urgenze del nostro tempo, non ultima quella della pace. Vediamo in questi giorni la tragedia che si allarga attraverso l'altro fuoco di guerra che tocca Israele, la Palestina. Non sono segni che ci aiutano ad alimentare la speranza, proprio quando messa in discussione dal cuore della nascita, promuovendo l'affidamento a Dio e tracciare sentieri di speranza malgrado la disperazione che può toccare il cuore di noi. Ecco, a sperare oltre ogni sperare. E fratelli miei, la parola di Dio, vengo a voi per iniziare questo cammino pastorale. Non poteva essere più adatta a noi questa parola di Dio di oggi, che detta un sentiero deciso, indica un tempo e soprattutto ci chiede uno spirito. Le parole sono molto chiare, io faccio riferimento all'esigenza, ma numero 6. Implicitamente questa parola di Dio di oggi, il Vangelo, si chiude con una certezza. Lui è la pietra scappata, ma che diventa la pietra angolare. Proprio laddove vediamo la creazione si costituisce la certezza della speranza che tra le difficoltà fa emergere la fondatezza della aspirazione a pienezza di vita, come il Vangelo ci insegna, come a dire, più forti sono le difficoltà, più evidente appare la nostra fiducia in Dio e soprattutto diventa ancora più luminosa la nostra opera. Non dobbiamo temere le difficoltà, dobbiamo sostenerle. E attraverso quanto la parola di Dio ci dice questa sera, dobbiamo anche testimoniare la sua qualità, la sua potenza, che non può diventare ristrettezza del cuore, le nostre ansie e preoccupazioni potrebbero ridurne la forza e il dinamismo. Ecco perché quella pietra, guardando a Cristo Signore, nostra unica speranza, noi siamo chiamati
chiaro riconoscimento di una verità fondamentale. È l'Eucaristia che fa la Chiesa. La Chiesa vive dell'Eucaristia. E tutta la nostra azione pastorale ha la forte inquietudine nella liturgia. Lei, Eccellenza, ci scriveva: spesso ci ritroviamo con un pozzo senza acqua, inaridito dalla vita e da cui non si riesce a trarre alcuna energia. La sorgente del nostro cuore ha bisogno di alimentarsi con un amore che vale per sempre e che rimane luminoso anche nell'oscurità del vivere. E questo amore lo troviamo qui, nella Santa Eucaristia, il sacramento Eucaritatis. Siamo una carovana in cammino, ha usato questa immagine, Eccellenza, nel suo primo messaggio alla nostra Chiesa. E come carovana in cammino celebriamo la liturgia, in quanto, come scriveva Josef Ratzinger, la liturgia cristiana è liturgia in cammino, liturgia del pellegrinaggio verso il cambiamento del mondo che avverrà quando Dio sarà tutto in tutti. Per una Chiesa locale, dunque, è quanto mai significativo celebrare l'Eucaristia presieduta dal Vescovo con il suo presbiterio e il popolo santo di Dio, come oggi, come in questo momento, in cui abbiamo vissuto una particolare manifestazione della Chiesa, come in questa assemblea, in cui è davanti ai nostri occhi il mosaico prezioso del volto ecclesiale. Scriveva Sant'Ignazio di Antiochia in una delle sue lettere: se la preghiera di un condue ha tanta forza, quanto più quella del Vescovo con tutta la Chiesa. Quanta forza ha dunque oggi la nostra preghiera? La nostra preghiera per tutta la nostra Chiesa locale e per il cammino che è chiamata a compiere. La nostra preghiera perché tra noi cresca la comunione che, come lei ci ha detto, è la sfoggiatoia che non solo abbrevia il cammino quanto lo rende più facile. La nostra preghiera per le istituzioni e per il terreno fecondo del nostro territorio, dove, ed è il suo desiderio, siamo chiamati ad innestare segni di speranza. La nostra preghiera particolare per lei, Eccellenza, in questo anno così particolare per la sua vita, è l'anno in cui, insieme al ricordo dei 45 anni del suo sacerdozio e 10 anni del suo episcopato, di 70 anni di età, è l'anno in cui il Signore le ha riservato appunto la sorpresa di essere chiamato a guidare e servire questa nostra Chiesa di Terni. Lei quante volte, per descrivere il suo stato d'animo, appunto a quasi un anno dalla sua presenza tra noi, ha usato una espressione molto bella che manifesta bene quel che è avvenuto nel suo cuore in questi mesi. Lei ha detto: sono passato dalla sofferenza al dono. Sappiamo quanto ha sofferto lasciando l'amata chiesa di Sessaluca, ma certo non poteva essere diversamente, perché, come lei ci insegna, la sofferenza è pari all'intensità dell'amore. Ma se ora Viterbo la sente come un dono, possiamo assicurarle che il sentimento è reciproco. Anche lei è un grande dono per Viterbo, un grande dono per la nostra Chiesa locale, un grande dono per il nostro territorio, un grande dono per ciascuno di noi. In quello che vivo, il meglio che posso, è il suo modo. E in questi mesi abbiamo visto che per lei è proprio così. Nel servizio che sta vivendo tra noi e per noi, sta dando il meglio di sé, il meglio che può, il meglio della sua mente, il meglio del suo cuore. E un aspetto importante da sottolineare è che tutto questo lo fa sempre con un sorriso. Quanto è bello questo, quanto è importante e quanto ci fa bene. Nel romanzo Ad ogni uomo un soldo di Bruce Marshall, Gaston, prete francese
sera del romanzo, parlando di un suo confratello, afferma: era un buon uomo e amava il Signore, ma lo amava senza ridere. E in un'altra occasione Marcia descrive che una chiesa che non ride più crede poco alla risurrezione di Cristo. Perciò grazie di Teresa. La preghiera per lei diventa impegno per noi, impegno che vediamo sintetizzato nell'esortazione di Sant'Ignazio di Antiochia: correte in armonia con il pensiero del Vescovo. Questo ci permetterà, pur nella diversità di carismi, ruoli e funzioni, di non disperdere le energie in inutili particolarismi e sterili autoreferenzialità, ma ci permetterà appunto di camminare uniti nella stessa direzione, per far crescere una Chiesa bella e gioiosa, esperta in umanità, capace di raccogliere uva anche tra le spine. Eccellenza, grazie ancora.